Allora, la gobola è un simbolo, o meglio detto più chiaramente, è la simbologia della rivolta del Sassarese che in qualche modo veniva sfruttato, avvilito, resa la fame, tutte queste cose. Allora si ribellava in questo modo. Perché quando le nostre autorità si comportavano male o magari sfruttavano il popolo sassarese, qualcuno, un poeta come sia, scriveva la sua caratteristica rivoluzione scritta su carta e la pendeva da tutte le parti. Fermo restando però, se scoprivano l'autore di questo che leggeva la città, era passibile di pena capitale.